Eppure qualcuno ha resistito. Eppure qualcuno ha avuto il coraggio e la forza per dire no. A pochi mesi da quel primo decreto legge, le piazze di tutta Italia si animano delle istanze di coloro che intendono, con fermezza, rivendicare i propri diritti, di fronte ad uno Stato che ha dimostrato di volerli concedere solo come esito di un compromesso. Noi reporter di BuzzBlog eravamo lì, tra di voi, in prima fila, a raccogliere le vostre testimonianze, ad ascoltare le vostre storie. Voci e volti di persone che, a prescindere dal loro passato, a prescindere dalla scelta che avrebbero fatto di lì a poco, si rendevano conto, in quel momento, che la loro vita sarebbe cambiata, radicalmente. Cos'è successo a chi non ha ceduto? Se nonostante la promessa di un'apparente libertà, le vicende intorno all'obbligo vaccinale sono sotto gli occhi di tutti, com'è andata a chi ha intrapreso la strada in salita? Quali difficoltà ha dovuto affrontare chi ha voluto far valere la propria libera scelta? Come vivono oggi questi lavoratori?